questa scuola, oltre ai tantissimi indirizzi che abbiamo già appunto ampiamente pubblicizzato per appunto il diurno, ha anche dei corsi serali per l'istruzione adulta. E i corsi serali fanno parte dell'offerta formativa da 15 anni, quindi abbiamo una lunga tradizione. È molto importante praticamente l'educazione e l'istruzione degli adulti, perché in questi anni abbiamo dato la possibilità a tantissime persone di riconvertirsi dal punto di vista professionale, la possibilità di avere un posto di lavoro stabile sempre più remota. Quindi arriva un momento della vita magari in cui uno ha bisogno proprio di riqualificarsi, riconvertirsi appunto per cambiare lavoro. Oppure magari proprio per cercarlo il lavoro, per quelli che invece sono inoccupati o disoccupati, o anche solo per una crescita personale e culturale. Storicamente abbiamo avuto corsi sugli indirizzo odontotecnico e elettrico-elettronico. Dall'anno scorso abbiamo sempre il corso elettrico-elettronico, non abbiamo l'odontotecnico, ma abbiamo appunto le produzioni chimico-biologiche con la possibilità di acquisire la qualifica come operatore del benessere, estetisti o acconciatori. Non esclude che se ci sono appunto delle iscrizioni anche nell'odontotecnico o in altri indirizzi che possiamo riattivare questo tipo di offerta formativa. Anche sulla meccanica, oppure appunto l'ottico, l'odontotecnico, quindi gli indirizzi sono un po' quelli del diurno. Molti adulti ci hanno ringraziato per questa grande opportunità, perché spesso proprio questo ha significato proprio il cambiare la vita, no? Cioè dare delle opportunità di successo lavorativo, che magari un po' scoraggiati da ricerche di anni oppure da lavori che nel frattempo venivano appunto persi, avevano un attimo di scoraggiamento, ecco. Invece poi con noi sono riusciti appunto a riprendere in mano la loro vita e ad andare avanti. Noi facciamo parte del CPA, cioè del Centro Provinciale dell'Istruzione per gli Adulti. Il CPA di Pesaro è appunto la direzione è a Urbino, alla Volponi. E poi appunto siamo in collegamento con l'Istituto Olivieri, Istituto Comprensivo, che ha proprio appunto il centro d'educazione per gli adulti, dove appunto recuperano anche, fanno anche altri tipi di corsi, alfabetizzazioni per gli stranieri, recupero magari di diplomi anche di scuola media, quindi di primo ciclo. Noi ci occupiamo del secondo ciclo, questo è chiaro, no? Per noi l'istruzione per gli adulti significa dalla prima alla quinta, anche se noi iniziamo in terza, cioè l'allineamento diciamo del primo periodo didattico, primo e secondo anno, lo fanno appunto all'Istituto Comprensivo Olivieri, mentre dalla terza in poi non c'è un'abbreviazione, si fanno 3 anni, terzo, quarto e quinto vengono fatti appunto in questo istituto. Poi a fianco, parlando sempre di formazione degli adulti, c'è appunto dall'anno scorso abbiamo il corso per assistenti di studio odontoiatrico. L'istituto vanta da diversi anni questo, diciamo, corso serale, che naturalmente dà la possibilità a tutti coloro che diciamo si vogliono rimettere in gioco, o comunque a tutti coloro che non hanno potuto proseguire gli studi per diversi motivi, dà appunto loro questa possibilità. Il nostro istituto ha in attivo 2 indirizzi: l'indirizzo MAT, cioè manutentori assistenti tecnici, manutenzione e assistenza tecnica, e l'indirizzo PIA, produzione, industria, artigianato per il Made in Italy. Il nostro istituto è strutturato su 2 livelli o 2 periodi. Noi partiamo dal secondo livello o periodo, che ha 2 annualità, il terzo anno ed il quarto anno, e poi abbiamo il terzo periodo o livello, che è indirizzato appunto ai ragazzi del quinto anno. E per tutti coloro che fossero interessati,
Comunque le iscrizioni si possono effettuare fino al 15 di ottobre presso naturalmente gli uffici di segreteria della nostra scuola. Vi ricordo che comunque le lezioni per quanto riguarda il corso serale si effettuano dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 22.50. Qui siamo in uno dei laboratori, ne abbiamo ben 5 dei laboratori che trattano dall'automazione all'informatica e quant'altro. E ecco un piccolo esempio con alcuni ragazzi che fanno vedere sia dei lavori di quarta che dei lavori di terza. Per esempio qui alla mia destra abbiamo Davide che ha un circuito che sta finendo di cablare una simulazione di un circuito di allarme domotico, mentre invece subito lì vicino Mario del quarto anno sta praticamente simulando con una piattaforma che si chiama Arduino praticamente un ciclo semaforico con ovviamente un programma precaricato. E subito vicino a Mario vediamo invece che c'è Niki che invece fa il terzo anno di qualifica serale, quindi in questo caso Niki ha finito di ottimizzare un cronometro digitale. Al di là abbiamo invece Yellow che sta collaudando degli alimentatori stabilizzati, invece questi saldati, e in fondo, proprio nell'aula adiacente, abbiamo invece Simone che si sta prestando a verificare il collaudo di alcuni mini PLC portatili che noi abbiamo autocostruito qui in aula. Qui siamo nel laboratorio di informatica, uno dei 5 laboratori di informatica che ha questo istituto. Questo laboratorio in particolare serve, diciamo, al corso di manutenzione e assistenza tecnica, quindi ai nostri ragazzi per progettare e di conseguenza partire fin dall'inizio nella progettazione, nelle prime fasi della progettazione di qualsiasi circuito noi poi facciamo, come abbiamo visto nel precedente laboratorio. E oltre a questo laboratorio noi poi abbiamo un laboratorio di automazione per il quarto e quinto anno e altri 3 laboratori che vanno dall'impiantistica civile fino all'automazione industriale passando per la domotica. Vi presento il corso per operatore del benessere sezione estetista per gli adulti, quindi è un serale che ci permette di realizzare un percorso professionalizzante rivolto a persone che hanno avuto delle esperienze curriculari diverse e che pensano di entrare da adulti nel mondo della professione estetica. Il corso è un corso inserito dentro il pacchetto di istruzione della scuola superiore, quindi oltre alle materie di indirizzo sono presenti anche le materie curriculari dell'istruzione pubblica e quindi consentono poi di prendere anche un vero e proprio diploma di scuola superiore ed è finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Come vedete alle mie spalle, ovviamente nel laboratorio professionale di estetica, noi svolgiamo tutte le attività di estetica di base rivolte poi al pubblico nel mondo del lavoro. Quindi è un corso molto completo, rivolto a tutte le persone adulte che hanno piacere di inserirsi in questo percorso formativo e ognuna con il proprio curriculum che poi verrà integrato e attraverso un esame professionale regionale finale potranno conseguire una qualifica professionale ufficiale di quelle che ovviamente concede la Regione Marche. Mi chiamo Fabio, io ho deciso di fare questo corso perché la prospettiva da qui a qualche mese è quella di poter operare nel settore e poi successivamente di aprire un mio centro massaggi. Ho già avuto esperienze in questo campo, ho lavorato come make-up artist a Venezia per un grande marchio e successivamente ho lavorato anche nelle farmacie come consulente d'immagine, quindi diciamo che questo lavoro ce l'ho nelle vene. La classe è una classe abbastanza unita, ci siamo trovati in un mix di culture, è stato molto interessante trascorrere con tutte le mie compagne quest'anno assieme
È una scuola che permette un percorso formativo molto interessante, anche perché non tutte le scuole permettono che in un anno si possa ottenere comunque una qualifica, quindi è davvero una grandissima cosa. Io mi chiamo Luisa, ho scelto questo corso perché l'estetista mi piace molto, è un lavoro che mi tenta molto. Alla mia età mi sono messa anche in discussione, quindi ho iniziato un nuovo percorso nella mia vita, cerco di portarlo avanti e spero di riuscire. Come diceva Fabio, la scuola veramente dà una bella opportunità a tutti noi di fare un corso serale, specialmente per chi lavora, impegni, figli. Quindi il serale è molto importante per chi non ha l'opportunità di fare di studiare di giorno. Cioè, nel bene e nel male impariamo un po' tutti quanti di noi, cioè, poi c'è uno scambio di idee, ci sono anche degli aiuti e viceversa tra di noi. Chi non capisce una cosa l'altro lo spiega, manca un compito l'altro lo passa, qualsiasi cosa ce lo mettiamo nel gruppo, quindi comunque c'è una bella interazione tra di noi.